Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati con un altro vlog. Oggi si parte per il tour estivo 2021 che mi porterà a toccare le città di Milano, Busto Arsizio, Pordenone e poi San Benedetto del Tronto. Vedremo se riusciremo a fare anche qualche tappa intermedia o qualche cosa. Sorpresa, non si sa, sarà improvvisato. Ne vedremo delle belle, incontreremo tante, tante persone e adesso, prima di partire, classico saluto al buon Milo. Ciao Milo! Io vado a fare un giro, vado via una settimana. Tu fai il bravo con i parenti, eh? O fai la solita faccia da furbetto, eh? Allora? Ci vediamo presto. Ciao ciao. Ciao ciao. Aspettiamo il treno e via, si parte per Milano. Le auguriamo buon viaggio. Good morning. Mancavo effettivamente da un po', è qualche annetto che non tornavo a Milano. E siamo di nuovo qua. Arrivato in hotel, cominciamo subito con l'unboxing della prima camera. Allora, qui abbiamo scrivania, letto con specchio un po' kitsch, e TV. Abbiamo anche un armadio aperto con la cassaforte. Male. Poi abbiamo il bagno. Mi aspettavo molto meno in realtà, eh. Super, devo dire, super. Ah, c'è anche il frigo bar. Vediamo cosa c'è. Frigo bar. Solo l'acqua. Qui, piccola pecca, piccola pecca. Però, direi, non male. Zona Porta Romana, sto andando alla Fondazione Prada a vedere una mostra. Vediamo se mi faranno riprendere qualcosa o fare qualche foto. In caso poi vi aggiornerò lì o vi farò vedere l'esterno. Eccoci qua, siamo arrivati. Adesso andremo a fare la visita. Just because I'm presuming that I could be kinda human, if I only had a heart, I'd be tender, I'd be gentle, and awful sentimental regarding love and art. I'd be friends with the sparrows and the friend who shoots the arrows, if I only had a heart. Picture me, a balcony. Above a voice sings low. Wherefore? Ho la Fondazione Prada da fuori, che è anche un bellissimo luogo architettonico, direi. Questa mega parete gigante a specchio. E adesso ci spostiamo a visitare la torre. Thank you.
avete visto dalle immagini, è stata una bella esperienza, un bellissimo museo, mi sono divertito un casino, era un pezzo che non vedevo un po', un bel museo di arte anche moderno, molto molto interessante, ve lo consiglio. Giretto in piazza Duomo, d'obbligo. Era un po' che non veniva. Non ho saputo resistere, sono venuto a prendermi una buonissima pizza fritta. Dove? Esattamente a Zia Esterina Sorbillo, che c'è una sede anche qui a Milano. Avevo già mangiata in quel di Napoli, spettacolare, e stasera ci mangiamo la pizza fritta. Basta poco per essere felici. Giorno 2, sveglia presto, andiamo a Busto. Busto 2021. Mantengo sempre le promesse, si era detto Busto 2021 e infatti siamo a Busto Arsizio, ragazzi. Adesso andiamo a incontrare il Panta e Pispo. Siamo saliti in limousine con l'autista di oggi che è Pispo. Salve. E con noi ci abbiamo anche Panta. Panta, allora oggi cosa vedremo a Busto? A Busto? Dai Panta, tu che sei autoctono, qual è la funzionalità del posto? L'attrazione migliore di Busto? Non lo so. Come non lo sai? Cioè, beh, per adesso andiamo al Colombo a mangiarci una pizza, perché lì. Approvo. Panta, raccontaci come fai a comprare tutti questi manga spendendo zero. Una magia? Li prendo, sì. Torno a casa, li metto in cassetto e in libreria e poi pago mia sorella, gli dico che ho preso un volume e poi ne ho 10. Quindi c'è questo trucco che finalmente è stato rivelato al grande pubblico di YouTube. Ok. La sorella ha fatto la tua. In diretta da Busto abbiamo il massimo esperto mondiale di PES 2009 che ci farà una recensione veloce. Allora, Panta, parlaci di PES 2009. Molto bello, molto veloce. Soprattutto i personaggi ovviamente sono dei budini che cadono appena si vengono toccati, mentre pesi corrono. Perché questo gioco secondo te è migliore rispetto agli altri, anche quelli moderni? È veloce, però si gioca molto in centrocampo. Ok, quindi ti piace gli scambi a centrocampo? Sì, mi piace giocare da dietro. E gli interventi come sono per portar via la palla? Dipende, se il gioco vuole vincere fanno schifo e la palla è sempre l'avversario, come anche nei giochi attuali, se no vinci sempre tu. Quindi in una parola come lo definiresti? Bello ma non bellissimo. Siamo a Busto, al Museo del Tessile. Busto, città un po' chiave, no? per il tessile, la provincia di Varese. Perché Panta? Perché le calze. Che calze? Le calze o i calzini? Calzini, calze, tutte e due. Tutte e due? Ok. E c'era qualche azienda importante qua vicino che faceva le calze? Come non te le ricordi? Facevano i fantasmini quelli per le ballerine. Che sono, si vedono poi d'estate. No, non è sicuro Panta. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. Quindi Busto, città mondiale? Cantesi tu. Del? Ca? Città mondiale del cactus, Siamo di nuovo in giro. Purtroppo il famoso concept store dove dovevamo arrivare è chiuso per ferie. E come potete vedere, Giulia è contentissima di questo. Sta soffrendo. Il Maino prova a consolarla. Sapete che cosa vuol dire questo? Che noi a settembre dobbiamo rivederci per andare al concept store. Va bene. Che palle! Ci viene anche Popix. Sì, Popix viene sicuramente. Voglio. Tutti. Non interessa, deve venire, cioè si organizza da qua a settembre, c'ha mesi da fare. Esatto. E quindi, invece di andare al concept store, ho deciso di fare un giretto e andiamo da Uniqlo, così. Giusto per rimanere a tema giapponese, ragazzi. Quindi, facciamo un saltino da Uniqlo. E ci vediamo. Teo, sembra che non sei mai stato a Milano. Tu lo sai come funziona? Prendi le cose, sei subito interessato. Andiamo a... Seguiamo Teo, non sappiamo dove ci porterà. Intanto Giulia
purtroppo è dovuta partire e niente, continuiamo da soli, speriamo di riuscire almeno, almeno di prenderci un drink almeno, che dici? Io un mojito me lo bevo volentieri. Io qualcosina di fresco mi piacerebbe, è importante idratarsi, rinfrescarsi, queste giornate di caldo, veramente fondamentale. Siamo stati un po' da Mondadori, ormai c'è una sezione manga più grossa di una fumetteria praticamente, è incredibile, davvero pazzesco. Gino Massari, siamo qui con il Maino, allora com'è? Siamo sul pezzo. Siamo sul pezzo, ci siamo. Io ragazzi provo il Maritozzo, poi dopo vi darò le mie considerazioni. Devo dire Maritozzo molto molto buono, diciamo un Maritozzo di ottimo livello, assolutamente, approvato. Anche quella, la mia che sembrava una semi cheesecake, diciamo. Una specie di tartelletta era, però interessante. Interessantissima. E comunque leggete Blue Lock. Sì, anche. Siamo da Sagami insieme al Maino. Buonasera. E Teo. E intanto ci stiamo mangiando takoyaki. Fammi salutare. Karage praticamente è volato perché non è durato niente. Maino, buono questo, eh. Eccezionale. Raga, che dire, tonkatsu curry rice. Udon. E Teo non mangia niente, stasera è dieta, vero? No, devo scherzare. Qua c'è la riso, la zuppa di miso. Sono sotto. La zuppa di miso. Sei contento, Teo? Sì, molto, grazie. Anche se le voglio il salmone, a me non piace. Ma quanto devi pagare? Wasabi? Vai te, vai. Vai Maino. Stress test. Allora, se poi è buono, non stupendo, non è potente. Ok, ok. Non ne ho preso neanche tantissimo, però. Ci sta, ci sta. Si riparte ragazzi, altra tappa del Michele Marion Tour. Andiamo a Pordenone, siamo ancora qui alla stazione centrale di Milano. E che dire, intanto vado a prendere il prossimo treno che è per Venezia Santa Lucia. Cambio a Venezia Mestre e poi si va a Pordenone. Unboxing volante della camera. Doccetta. Ci abbiamo TV e letto singolo stasera. Stiamo un po' stretti. Stiamo godendo l'atmosfera dei bar di Pordenone insieme a chi? Ma insieme al buon Ivan, grande fan del canale, storico, ormai da una vita che ci segue, e al buon Soldo, che ormai l'avete visto in tutte le salse, il Soldo, ormai se lo conoscete benissimo. E quindi niente, oggi siamo qui per rilassarci un attimo, perché non è che si può sempre correre da una parte all'altra dell'Italia, bisogna prendersi anche un attimo un po' di tempo per se stessi, per bersi qualche buon drink, mangiarsi qualcosa di buono e passare un po' di tempo con gli amici, insomma. E quindi magari faccio vedere cosa mangiamo, se mangiamo qualcosa di interessante, e il vlog continua così. Stasera abbiamo ceduto alla lussuria del panino, ragazzi. Abbiamo delle cose molto interessanti qui. Guardate un po', che bello. Io e Soldo abbiamo preso la stessa cosa, Soldo, eh. Però c'è Ivan che si è dato il club sandwich, sembra molto interessante anche il suo. Ma non è vero, mi sembra comunque un posto interessante, insomma. Se venite a Pordenone, venite qui, che si chiama Ricos. Sicuramente troverete quello che fa per le vostre papille gustative. Soldo ha fatto acquisti, eh? Torna a casa con gli scatoloni addirittura oggi, eh? Giusto due cosette così per tenersi qualche lettura per l'estate. Due giorni di Ok. Siamo. Dove siamo? Dici te dove siamo? Siamo a Safarà a Pordenone. Lui il Mad. Ciao! Quindi se siete. Ciao. Se passate in queste zone, logicamente, venite a fare un salto, perché è fumetteria ben fornita qua, come vedete, ragazzi. Trovate anche tanti arretrati, tante cose rare. Venite a rovistare e acquistare, insomma, qui a Pordenone. Olè, ciao. Visto che eravamo a Pordenone, dovevamo per forza vedere la mostra al PAF su Milo Manara.
Benedetto, ho già fatto alcuni acquisti in fumetteria, però vi faccio vedere la camera, gli acquisti magari dopo. Allora, questa bella camera stile un po' vintage, però strafiga. Poi abbiamo la TV, abbiamo un tavolino già pieno di roba appoggiata, e un bel bagnetto qua per la doccia, eccetera. Ci siamo sistemati bene anche oggi, adesso vado in spiaggia, farò forse una live e noi ci rivediamo più avanti. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto, vi ricordo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come ad esempio lasciare un bel like sotto il video, che è un supporto importantissimo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, che questo è davvero un supporto importante. Dobbiamo crescere insieme, far volare questi numeri e far scoprire a sempre più persone il nostro canale e la community. Troverete una bellissima community anche su Twitch, infatti in descrizione vi lascio anche il link al mio canale Twitch, dove sono live quasi tutti i giorni, e vi lascio anche il link al mio canalino Spammino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciando il mio contatto social, la mia pagina Instagram michelemario86, passate se volete scrivermi qualcosa, se volete farmi sapere cosa ne pensate di qualche video, oppure se volete scambiare qualche opinione su qualche manga. L'importante è che vi ricordiate di passare su questo profilo e lasciate un bel segui. Direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!